Tutti contro il decreto anti-rave, dove per tutti si intendono le opposizioni al governo Meloni. A nemmeno 24 ore dalla decisione che vieta i rave e altre manifestazioni simili sulla scia di quanto accaduto a Modena, i leader dei partiti politici attaccano l'esecutivo parlando di gravissimo errore. Il segretario del PD Letta, uno dei primi a esprimere il dissenso, i rave non c'entrano nulla con una norma simile. Il governo ritiri il primo comma dell'articolo 434 bis. Quella approvata non è una norma anti-rave party, ma una norma contro la libertà. Duro l'attacco di Conte. Secondo il presidente del Movimento 5 Stelle, una norma da stato di polizia. Ci aspettavamo come primo atto del governo un intervento per il caro bollette e per il caro prezzi. Contro il decreto Amnesty Italia, che su Twitter dichiara come il decreto rave party rischi di avere un'applicazione ampia, discrezionale e arbitraria. A difesa del decreto è intervenuto nelle ultime ore il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che risponde alle polemiche smentendo l'intenzione di intervenire in altri contesti. Credo sia interesse di tutti contrastare i rave illegali. Trovo offensivo attribuirci la volontà di intervenire in altri contesti in cui si esercitano diritti costituzionalmente garantiti, a cui la norma chiaramente non fa alcun riferimento. Con l'occasione il ministro ha commentato il raduno di Predappio definendolo una pagliacciata.